Sì, a posto, signor Eufemmo, il suo bagno è perfettamente sturato. C'era qualche pantegana al suo interno, ma sono riuscito a rimuoverla. Ora potrà tornare in bagno senza alcun problema. Non sono due cose. A, cosa stai facendo? B, hai detto ai villici quello che hai trovato dentro la taiga, che c'era la bestia, il mostro, quello che ti ha quasi ammazzato? Ma... Sì, signor Eufemmo, la ringrazio di darmi questa opportunità di tentare la sorte alla ruota della fortuna. Penso che sia un pagamento più che giusto per avergli sturato il gabinetto. Colso, non dirmi che non gli hai detto nulla. Oh, insomma, mi sono dimenticato. E poi, a te piacciono le foche? No, perché al mio ritorno non mi hanno detto nulla. Hanno fatto tutti finta di niente. Comunque, signor Eufemmo, la ringrazio e vado subito a tentare la fortuna. Sono sicuro di vincere una foca. Ma dimmi Teo, lui trova il mostro nella taiga e invece di tornare dai villici per escogitare qualcosa con cui sconfiggerlo, va a sturare un lavandino. Adesso qui abbiamo una ruota della fortuna e abbiamo delle casse che appunto saranno i premi della ruota. Insomma, se la ruota è di Eufemmo, secondo me troverai dentro o del lavoro extra da fare o, non so, o delle cose che ti metteranno nei guai. Io non la proverei, sinceramente. Oh, insomma, Eufemmo è un grand'uomo. Vedrai che ci saranno premi bellissimi. Sicuramente vincerò un viaggio per l'isola tropicale dei Tucani, dove appunto gli indigeni mi diranno il loro parere. Strangolo. Allora, ok, abbiamo l'arco e le frecce. Vuol dire che dobbiamo colpire la ruota della fortuna con l'arco e le frecce. Poi lì sotto abbiamo tutta la lana con i nostri premi. Quindi io partirei volendo con quello blu e vediamo come funziona. Ok, l'abbiamo centrato. Eufemmo, di aver messo dentro dei premi veramente spettacolari. Non vedo l'ora di scoprire cosa ho vinto. Sì, però non interrompermi mentre parlo, per favore. Lì, hai vinto un libro. Hai vinto un libro. Bolso, un libro. No, ma bisogna leggerlo. È al suo interno scritto il premio che devo ritirare. Ok, beh, allora apriamolo. Qua c'è scritto: complimenti, hai vinto un tuffo dentro un covo di ragni. Sei un ragazzo molto fortunato. Bolso. Ti piacciono le foche? Eccoci davanti a un super covo di ragni. Non vedo l'ora di immergermi. Sicuramente qui sotto Eufemmo mi avrà lasciato una grossa sorpresa. Con tutte le disgrazie, proprio un bolso doveva capitarmi. È ottuso da far schifo. Ho preso anche da casa un distillato in bava di lama che mi permette di vedere al buio. Mangiamo sta mela e voliamo nel buco. Senti quanti ragni, bolso. Ma devi andare. Ma non è che lui gli voleva solamente la disinfestazione, perché sennò gli vanno in cantina sti ragnacci schifosi. Che secondo me questo è lavoro extra, che ti fa fare Eufemmo. Secondo me ti ha ingannato proprio. Guarda quanti ragni che fanno un baccano micidiale. Signori ragni, andate. Signori ragni, madonna, signori ragni, via show. Quanti ce ne sono? Quanti ragni, per favore, andate. Là in fondo è pieno. Là in fondo è pieno di... Guarda quanti sono! Bolso, non è una bella idea andare qua dentro. Non è stata una grandissima idea. Oh, insomma, Eufemmo è onesto. E poi io mi sto anche divertendo. Ecco, no. Mi ha morso questo ragno. Oh, mamma mia. Diciamo che... Ecco, non sto proprio bene. Oddio, cosa è successo? Sono diventato Carlo Magno! Aiuto, aiuto! Stai calmo, brutto cretino, non sei Carlo Magno, sei l'uomo ragno! Sì, ma l'uomo ragno, gli piacciono le foche? Per favore, ci sbarazziamo di questi ragnacci schifosi! Mamma, quanti, guarda quanti... Ma è possibile... Ok, decisamente andiamo molto meglio di prima, però è possibile che ci siano così tanti? Per favore, venite, eliminatevi! Anche lo scheletro non è che sia il massimo della simpatia, buongiorno, signor cumulo di ossa che spara le frecce. Anche lei... Ma non c'hai delle abilità tipo speciali, tipo... Ah, ma allora ce l'hai... Oh, ma è ancora vivo! Allora ce l'hai le abilità speciali, Bolso? No, ti giuro, è una vita che sognavo di diventare Carlo Magno. Sono veramente contentissimo. Usciamo di qui che ti mollo una testata. Non sei Carlo Magno, sei l'uomo ragno. Un uomo che ha i poteri di un ragno, guarda. Vedi che lanci le ragnatele, non sei Carlo Magno. Però, Bolso, questa mi... Forse, Bolso, potresti utilizzare queste abilità per sconfiggere il mostro che c'era nella taiga l'altro giorno? No, uè, ma sei matto? Vedi che, per sbaglio, ho una ragnatela, prendo una pianta, ci vado sopra e mi ritrovo circondato di scimmie. No, non si fa, assolutamente no. Sicuramente sempre meglio che... Orca miseria. Ma, Bolso, sono fortissimi questi poteri. Guarda, ce li blocchi tutti. Stavo dicendoti, sempre meglio che stare, non so, tornare al villaggio invece di escogitare un piano...
non lo so, mettersi a sturare un gabinetto per un tipo truffatore. Vediamo se... Ah, me l'è vicina anche questa. Ok. Salve, signor piccolo zombolo. Si affetti. Ok. Oh, dov'è? Ma è sparisce sto zombie. È maledetto. Signor zomboletto, ecco. No, no, no. Ti ho detto che io, là, in quella taiga, col costume da Carlo Magno, non ci vado. Ho paura di incastrarmi sulle piante con le scimmie. 2 hours later. E un felmo mi ha dato un secondo tentativo, poiché al bagno gliel'ho sturato veramente bene. Allora, io direi di centrare magari adesso il rosso. Adesso non so la cadenza della freccia, ma penso che così possa andare bene. In teoria... dovrebbe andare. Abbiamo rischiato. Ok, è rosso. Siamo rosso. E siamo sul rosso. Adesso possiamo prenderci la ricompensa. Se è un covo di pipistrelli, questa volta ti giuro che ti do una testata, Bolso. Non è possibile che tu venga fregato ogni santa volta. No, ma sono sicuro che la ricompensa sarà veramente favolosa. Di sicuro avrò vinto il viaggio nell'isola dei tucani. Immagini. Perché c'è la tuta di super? Perché la tuta di... Complimenti, hai vinto il costume da carnevale di Superman. PS, lo potrai pagare. Ma come lo potrai pagare più tardi? Bolso, ma che senso ha ricevere un premio che dopo devi pagare? È un felmo, è un grand'uomo, avrà sicuramente le sue buone ragioni. Magari ora lo testo e poi darò al caro felmo quello che gli spetta. In fondo glielo devo. Lui mi ha fatto provare questa fantastica ruota. Io lo ammazzo, vi giuro che lo torno a riportare nella taglia. Cioè, anzi, dei due avrei sperato che non fosse rotolato giù nel buco, ma la bestia se lo fosse preso. Ok. Mi sento pieno e carico di energie. Guarda. Mi sento un vulcano. Sono potentissimo. Sono pronto a stanare tutti i malviventi e a chiedergli il loro parere riguardo alle mie amate foche. Bolso, la smetti di spammare poteri a caso? Ma non è che Eufelmo questa l'ha rubata veramente a Superman? Oh, non lo so, però è molto divertente. Mi sento pronto anche per sconfiggere la bestia della taiga. Sicuramente questo costume potrà darmi una grossa mano. Ok, Bolso, però controlli i tuoi poteri perché lei ha quasi distrutto mezza casa. Mi scusi, signor Velico, non l'ha fatta apposta. Sa, la primavera, l'allergia. Ti piacciono le foche? Bolso, testa il costume. Qua non avvicinare nel villaggio. Hai già fatto fin troppi danni. No, il villaggio ha bisogno di me. Alla notte viene sempre infestato da un sacco di mostri e devo andare a proteggerli. Super Bolso, aiuterà questi villici a mantenere la serenità. Bruciate tutti, mostri schifosi. È arrivato Super Bolso. Non è inarrestabile. Morite, schifosi ragni, schifosi zombie, schifosi scheletri. Evviva le foche, evviva l'asso di spade quando è briscola. Non infesterete questo villaggio, schifosi esseri, saltate per aria. Ma che proteggere il villaggio, lo stai distruggendo. Ma Bolso, andrà a finire male. Bolso, fermati, andrà a finire male. Ne sono certo, Bolso. B2, il costume da uomo ragno, facciamo meno danni. Questo sta letteralmente incendiando mezzo villaggio e l'altra metà è congelata. No, Super Bolso, non teme nessuno. Anche il fabbro mi mostrerà la sua riconoscenza quando l'avrò salvato da tutti i mostri. Guarda, secondo me invece ti riempiranno di botte all'inverosimile. Scoppiate, esseri infernali. No, ma cosa dici? Mi faranno una statua. Super Bolso sarà il loro beniamino. No, non hai capito? Questi ti impiccano, Bolso, ti tirano il collo. Signor Creeper, le piacciono le... Aia, che male. Bolso, ma ti rendi conto che hai fatto fuori mezzo villaggio? Non c'è rimasto niente. No, ma che sciocchezza. Tutto tornerà come prima e io avrò la mia ricompensa. Ma ora fammi togliere sto costume che è tutto sudato. Ecco, ora va decisamente meglio. Anche se però devo trovare dove è finito Eufelmo, perché devo pagare quell'abito. Ok, allora andiamo a cercare Eufelmo. Occhio. Aia, che botta. Mi ero scordato di non avere più poteri senza costume. Ok, Bolso, qua c'è un villico, ma è questo Eufelmo? No, questo è il sindaco del villaggio. Ecco, salve signor sindaco. Ha visto come sono stato bravo a salvare tutto il villaggio? Se volete farmi una statua, però aspettate domani, perché mi devo ancora lavare e vorrei essere bello per l'occasione, ecco. Poi, tra l'altro, sa mica dirmi dove è finito Eufelmo, che devo pagare un abito. No, stia buono. No, stia buono. Con quell'osso non mi picchi, non mi picchi. Anche la pecora, anche la pecora.